Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre, il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Carissimi fratelli e sorelle, in questa domenica la prima lettura e la seconda lettura ci danno un messaggio bello. Voi siete stati scelti da Dio ed è bello sentirci scelti come Chiesa, come popolo di Dio. Entriamo sempre più nella dinamica di essere coloro che, chiamati da Dio, devono annunciare il suo Vangelo, devono annunciare il suo regno. Quindi riscopriamo, ricordiamoci di questa chiamata del Signore. E poi un altro grande messaggio: voi siete stirpe eletta, nazione santa. Ecco, in poche parole, noi siamo importanti. In questo tempo di confusione, in questo tempo difficile che abbiamo vissuto a causa della pandemia, dobbiamo ricominciare, dobbiamo riprendere la nostra vita ordinaria, ma con una nuova consapevolezza, rendendoci conto che facciamo parte della Chiesa, che siamo stati scelti da Dio, rendendoci conto che per Dio siamo molto molto importanti. E il Vangelo esprime tutta questa considerazione che il Signore ha per noi e ci dà un progetto nuovo di vita. Sicuramente noi ci domandiamo, finito questo momento tragico, che cosa facciamo, come ricominciare. Ecco, la parola chiave ci viene data dalla Scrittura. Le cose fondamentali ci vengono dette dalla Scrittura. Quell'io di Gesù, quella vicinanza di Gesù sono la chiave di lettura di questo nuovo tempo. E il messaggio è importante, il progetto di vita è proprio: io sono la via, la verità e la vita. Il Signore ci dà una strada da seguire, la sua parola, la sua presenza, Lui, la sua vicinanza, ci dà una verità nella quale credere, ci propone una vita nella quale sperare. La nostra esistenza dovrà rifondarsi con questa consapevolezza e ogni giorno, in ogni momento, quando non sappiamo che cosa fare, quando sarà difficile capire come ricominciare, quando avremo dei turbamenti interiori, quando dovremo fare i conti, sì, con i nostri peccati, con la nostra incapacità, con la nostra limitatezza che a volte sembra dentro di noi cozzare con quel discorso invece che ci ha fatto il Signore prima: siete la nazione santa. Ecco, in questa contraddizione si ripone sempre in mezzo il suo amore, la sua persona che ci ripete: io sono la via, la verità e la vita. E queste parole, questa frase del Signore ci ritranquillizza e ci rimette in marcia anche nei momenti difficili della storia, anche nelle difficoltà personali, anche quando non sappiamo che cosa fare. E
Capire questo significa poi entrare nella storia, ricominciare a vivere il nostro presente con quella operatività tipica dei credenti. Infatti Gesù conclude il Vangelo di oggi dicendoci che chi crede in Lui compie cose più grandi di Lui, perché ovviamente Lui collabora con noi e noi entriamo nel progetto di Dio. Allora ricominciamo questo nuovo tempo non riprendendo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, ma facendo le cose da fare con questa consapevolezza nuova che deriva da una certezza assoluta che è la parola del Signore. Io sono la via, la verità e la vita. Compiamo le opere sue e compiamo con Lui le nostre opere. Buona settimana.